colpisce fino all'80% delle donne in gravidanza. Stiamo parlando della nausea, un sintomo che alle volte può diventare molto disturbante, anche perché nel 50% dei casi si accompagna al vomito. Da poche settimane è disponibile in Italia il primo farmaco autorizzato specificamente per questa indicazione e noi ce lo siamo fatti spiegare da una vera esperta, dalla professoressa Irene Cetin, che abbiamo incontrato qui a Milano nel corso di un incontro con la stampa per fare il punto su questo tema. Professoressa Cetin, innanzitutto cos'è questo farmaco di cui si è parlato oggi e come agisce? Questo farmaco è un farmaco antinausea e antivomito, serve quindi nelle prime fasi della gravidanza, per tutto il periodo in cui abbiamo questo sintomo. È un farmaco che contiene due molecole che sono la doxilamina, che è un antistaminico, viene fornito in compresse da dove è presente in quantità di 10 mg e contiene anche la vitamina B6, che è la piridossina, che ha anch'essa un'azione antiemetica. Anch'essa in concentrazioni da 10 mg e tutte le nuove formulazioni che lo presentano anche a livello internazionale lo presentano con un lento rilascio, quindi sostanzialmente ha un meccanismo d'azione che fa sì che si possa somministrare alla sera per avere un'azione soprattutto nelle prime ore del mattino, quando i sintomi di solito sono più evidenti, e quindi anche toglie un pochino la problematica dell'antistaminico, che è noto che in alcuni casi può dare un pochino di sonnolenza, per darla nelle ore notturne. Quindi è un farmaco che funziona molto bene in queste situazioni. L'ha già un po' detto, professoressa, ma appunto l'efficacia come è stata stabilita? L'efficacia è stata stabilita con l'utilizzo su moltissime donne ormai, perché in Italia questo farmaco è nuovo, ma è un farmaco che esiste già da più di 40 anni in Canada e in Spagna. Quindi ci sono casistiche che superano i 200.000, le 200.000 donne che l'hanno assunto, e sostanzialmente è un farmaco che ha una ottima efficacia. C'è una certa percentuale che è intorno al 10-15% di donne che non risponde. La prima cosa che si può fare è aumentare il dosaggio, quindi dai 20 mg, che sono due compresse serali, ulteriori, una compressa alla mattina e una compressa al pomeriggio. Però nelle non responders poi si deve passare eventualmente ad altre forme farmacologiche, ma sono molto rare queste. Quindi il 90% dei casi all'incirca funziona. Sì, questo è stato proprio dimostrato. Diciamo che è qualcosa che non esisteva fino ad oggi e che dà veramente una possibilità, che era veramente qualcosa di cui avevamo veramente bisogno. Senta, professoressa, l'efficacia è importante, ma per la mamma la cosa forse più importante in assoluto è la sicurezza del farmaco. Lei ha spiegato qui in conferenza stampa che è un farmaco classificato in classe A. Cosa vuol dire? Questa è la cosa, credo, proprio più importante, perché ovviamente se diamo un farmaco, soprattutto nelle prime settimane di gravidanza, vogliamo che sia sicuro. Perché deve essere sicuro? Perché nelle prime settimane di gravidanza avviene l'embriogenesi, si formano gli organi del futuro bambino, e quindi noi dobbiamo essere assolutamente sicuri che un farmaco che diamo non abbia nessun potenziale effetto malformativo. E questa è veramente la grande forza di questo farmaco, perché questo farmaco è stato addirittura messo in classe A, dico addirittura perché non sono tanti i farmaci così studiati da essere messi in classe A. Classe A vuol dire la classe migliore, cioè quella totalmente sicura, perché è stata studiata sufficientemente in primis nei modelli animali, dove si possono usare concentrazioni anche molto superiori a quelle utilizzate normalmente, e dove è stato proprio dimostrato nei modelli animali che non causa nessun possibile effetto di questo genere, né malformazioni né altre patologie. Ma poi è stato anche studiato nella gravidanza delle donne, quindi è stato studiato su numeri altissimi, e abbiamo studi sia, in questo caso si devono avere per andare in classe A, sia studi retrospettici, per i quali ci sono casistiche ormai di più di 200.000 donne, che in studi prospettici randomizzati, dove pure non è mai stata trovata un'associazione con un aumentato rischio. Senta, professoressa, quando utilizzarlo? Nel senso, quando è che appunto
tutto, i sintomi, nausea e vomito diventano così importanti da richiedere l'utilizzo di un farmaco, perché insomma lo può anche dire, lo puoi sopportare, visto che si tratta appunto della gravidanza, del momento più importante della vita di una donna. Allora, certo, questo chiaramente è un po' il leitmotiv della donna in gravidanza, è che qualunque cosa un po' debba essere sopportato, perché soprattutto la nausea viene considerata quasi uno stigma positivo. La nausea, sono in gravidanza, ma in realtà ormai è stato proprio dimostrato che è molto invalidante, può portare a sospendere il lavoro, può addirittura portare in alcuni casi a fare pensare alle donne di interrompere la gravidanza se diventa particolarmente importante. Ovviamente, come tutte le cose, cioè, ci sono vari livelli di severità che possono andare da situazioni veramente drammatiche per cui la donna comincia addirittura a perdere peso, quindi noi possiamo valutare prima di tutto la perdita di peso, che chiaramente tutte le donne in gravidanza vengono pesate, quindi se la donna perde peso è mandatorio fare qualcosa di farmacologico, perché questo è gravissimo e può portare anche a dei rischi non soltanto per di perdita della gravidanza, ma addirittura di patologie molto severe materne, perché può portare a carenze di vitamine e ad encefalopatie. Chiaro, questi sono casi molto rari. Da qui poi ci sono tutti i livelli di grigio, no? Come dire, c'è una scala, quindi abbiamo degli score dove possiamo, e questo cercheremo di fare cultura anche a livello dei ginecologi e dell'ostetrica adesso per insegnare questo, perché avendo uno strumento, un farmaco, possiamo anche dare una soluzione. Quindi questi score prevedono la valutazione del numero di episodi di vomito, di quante ore la donna ha la nausea, per quante ore quindi questa situazione le impedisce di alimentarsi, e poi l'eventuale perdita di peso. Questi sono tutti i parametri che vengono considerati. Certo, parametri molto utili, specialmente negli studi scientifici, ma nella vita quotidiana, quindi nella visita in ambulatorio, come si fa a stabilire se la mamma ha bisogno di un farmaco oppure se può farne a meno? Come fa lei, professoressa? Sì, no, quello che si deve fare è prima di tutto chiederlo. Perché è vero che se una donna sta proprio molto male lo dice, poi pesandola chiaramente lo vediamo, però dobbiamo anche chiederlo, dobbiamo chiedere se la donna ha nausea, se ha vomito, e soprattutto dobbiamo anche chiedere come si alimenta, perché di solito questa cosa viene detta, spesso a me le donne lo dicono quando io comincio a chiedere cosa mangia, e questa è una domanda che ormai è obbligatorio fare, perché sappiamo che l'alimentazione nelle prime settimane di gravidanza è fondamentale anche nel determinare poi gli esiti della gravidanza stessa e anche il futuro di salute di quell'individuo, perché si associa a questo l'alimentazione portando vitamine più o meno in quantità adeguate, vitamine e micronutrienti, è stato dimostrato avere un ruolo proprio per la salute futura del bambino. Quindi la domanda va posta e poi va valutato quanto è invalidante. Ma l'eccesso dello stoicismo non è positivo di per sé? Beh, direi di no, cioè sostanzialmente nessuno può obbligare una donna a fare una terapia se non la volesse fare. Però io non credo che troveremo molte donne che si rifiutano di venire curate se vengono realmente informate del fatto che questo è un farmaco sicuro.